Ciao a tutti, friends, dal vostro Super Curry. Eccoci qua, ragazzi. Da quanto tempo non rispondevamo alla critica? E oggi torniamo in questo bel format che piace un po' a tutti. Come al solito, quest'anno un po' di meno, Parliamoci chiaramente, ragazzi. Penso che quest'anno tutti si siano stufati perché fino all'anno scorso io, che sono stato sempre ipercritico contro Formula 1 negli ultimi anni, perché fino al 2020 io veneravo Formula 1 e per me era un gioco eccezionale da tutti i punti di vista. Negli ultimi anni l'ho criticato aspramente perché da quando è entrata EA semplicemente Formula 1 è un gioco inaccettabile, un gioco buttato là come sempre, un gioco con zero migliorie e venduto a prezzo maggiorato. Detto questo, appunto, ogni anno i fanboy si sono moltiplicati sui miei canali a insultare, a dire cose, perché giustamente il fanboy non guarda la realtà. Il fanboy gli deve parlare per forza bene di tutto, altrimenti si delude, ma a me non mi interessa. Quest'anno sono pochissimi, anzi, quest'anno, ragazzi, la sommossa è totale. Centinaia di messaggi sotto i miei video dove tutti si sono lamentati del gioco, dell'inadeguatezza del gioco al 2024, di un gioco ormai uguale, buttato là, della giocabilità e tutti i problemi che c'ha questo titolo. Però ci sono sempre quei 3-4 caproni proprio di numero, che mi hanno scritto che io non posso parlare di Formula 1 perché se non giochi senza traction e senza ABS, tu non lo puoi valutare un gioco. Questa gente, ragazzi, si nasconde dietro un dito e cerca semplicemente con queste minchiate di poter screditare la persona, ma non lo potete fare, ora vi dico perché. Come al solito, io vi invito, se volete, a iscrivervi a tutti i miei canali, lasciate un bel like al video, seguitemi sui miei social, c'è la mia raccolta fondi per la beneficenza Super Corris and Friends, anche un euro donato in beneficenza a fine mese andrà a un ente importante e sarete tutti ringraziati con nome e cognome di chi ha donato. C'è l'aiuto e sostegno al mio canale. Abbonamenti, donazioni, potete aiutare il mio canale a sostenersi, a crescere, a portare tutto questo ambaradam di roba che io poi recensisco per voi. Allora, ragazzi, io mi sento sconcertato da questa gente. Le persone pensano che giocare senza traction a Formula 1 automaticamente ti dà modo di poter parlare, giudicare gli altri giochi oppure di sentirti un sim racer. No. Purtroppo, come ho detto, Formula 1 già ho sempre fatto fatica anche a definirlo un sim arcade. Cosa significa? Ci sono i giochi sim racing, che sono quelli simulativi davvero, che non puoi giocare se non hai un volante, che ti fanno provare delle sensazioni realistiche, sono iRacing, Assetto Corsa Competizione, Automobilista, tutta questa crocchia di giochi qua, iper simulativi. Poi ci sono i sim arcade, metà e metà, giochi non estremamente simulativi, molto molto semplici da giocare, arcade, diciamo. Che permettono anche di giocare col pad, giochi che non ti danno tutta quella sensazione di stare in pista. Citiamo i due più famosi, Forza Motorsport e Gran Turismo. Fino a poco tempo fa ci avrei messo anche Formula 1. Quest'anno Formula 1, ragazzi, lo tolgo anche da questa categoria. Quest'anno Formula 1 va nella categoria The Crew, nella categoria Forza Horizon, ovvero nei giochi solo arcade. Perché parliamoci chiaramente, ragazzi, è un gioco inaccettabile. È un gioco che non c'ha nulla di simulativo. Non senti niente al volante, non ti dà dei feedback realistici, non ti dà dei feedback quando tocchi i cordi. Ma tu che ne sai che hai guidato una Formula 1? Ma non è che ho guidato una Formula 1. Punto primo, io la Formula 1 l'ho guidata in tutti i giochi simulativi, vedi Assetto Corsa con le mod, vedi tutti i titoli, vedi Automobilista 2, titoli veramente simulativi. Ho provato la Formula 1 e ti posso dire che le sensazioni sono 100 volte superiori. E poi ragazzi, ho una macchina preparata con cui facevi raduni e le corse in pista e nelle gincane. Sono andato in pista a correre nel Rally Talent con Gigi Pirollo, campione del mondo rally, navigatore, che mi è stato là a fianco e ho fatto anche quelle prove là. Cioè io qualche minimo di esperienza penso di averci, quindi non sono un scemo che parla tanto per sentito dire. Il discorso è, non ci vuole che devi andare a guidare una Formula 1 per capire come si guida una Formula 1. Se tu c'hai dei giochi simulativi e proprio quelli e dopo ti metti in mano un gioco come Formula 1 e ti se ne cascano le braccia. Le braccia, Formula 1 è un gioco oggi che non ti dà nulla di simulativo. Niente! A prescindere da come lo utilizzi, con quale volante, in quale modo, non c'è niente di simulativo. Quindi fregiarsi di essere piloti forti a Formula 1 oppure io a Formula 1 gioco senza traction non significa niente, ragazzi. Non potete parlare. Voi siete nella scala gerarchica dei videogiochi di auto. Quelli che possono parlare di meno, anzi, non possono parlare proprio. Dovete stare zitti. Può parlare chi gioca giochi simulativi, poi si mette in mano a Formula 1 e dice: questo è Formula 1, dà un giudizio. Perché lo posso fare? Perché io, ragazzi, gioco tutti i giochi simulativi. Vado anche forte, nonostante non mi alleni. Ieri abbiamo fatto una serata di LFM. Siamo arrivati in categoria comunque bronze, che non è la categoria più scarsa. Siamo arrivati 3 volte al podio e mi sono buttato all'arena vittoria fatta. Quindi praticamente un cesso non lo sono.
ho giocato ai racing, gioco ai racing, vado in pista sui racing, ho fatto già i podi sui racing, ai racing non ci sta il controllo di trazione, non ci sta il controllo di stabilità, non ci sta l'ABS. E grazie a Dio già ho ottenuto ottimi risultati anche sui racing. Io posso parlare quelli come me che giocano i giochi simulativi. Allora se mi vede uno che gioca ai racing ed è forte, mi ci corrà, ti do un giudizio su Formula 1, io quello lo posso ascoltare. Ma non che uno che gioca solo a Formula 1 vuole pretendere di parlare dei giochi simulativi. Ma avete sta zitta, ragazzi, non potete parlare proprio. Prima andatevi a giocare la roba simulativa, assetto corso competizione, assetto corso, ai racing, automobili, e poi potete parlare. Se no vi dovete stare zitti, perché il vostro giudizio vale zero, vale sotto zero. Perché io lo dico sempre, io perché parlo, perché ancora faccio la recensione di Formula 1? Perché prima lo gioco con tutti i volanti, con i pad, lo metto alla frusta in tutte le condizioni e poi faccio la recensione. Se avessi fatto ieri, l'altro ieri la recensione avrebbe fatto 10.000 visualizzazioni minimo. La farò fra qualche giorno, che farà 2.000 visualizzazioni, proprio per quelli più interessati all'argomento. Perché? Perché io prima di provarli in tutti i modi, la recensione non la faccio. Sto provando tutte le modalità, anche quando non mi vedete voi per cazzi miei. Lo devo provare ancora con l'Ori Apex, col T150, dopo faccio la recensione. Quando l'ho provato con tutti i volanti e posso dire, l'ho provato col pad e posso dire, il gioco è così o in questo modo in quest'altro. Ma posso fare la recensione e avere dei raffronti con altri giochi, perché io li gioco gli altri giochi, ragazzi, io gioco tutto. Io gioco automobilista, gioco ai racing, gioco, ho giocato al Factor, gioco assetto corso competizione, gioco assetto corso, gioco tutti. Sporadicamente rigioco Forza, gioco Gran Turismo, gioco tutti i giochi, ragazzi, e vado in pista e mi faccio sempre rispettare, quindi io posso dare un giudizio perché sto in quest'ambito tutti i giorni, gioco di continuo, provo tutti i titoli che ci stanno sul commercio, io posso dare un giudizio, non quello che gioca un gioco solo e vuole di cosa vuoi parlare, che paragone vuoi fare? Come quando è uscito Gran Turismo 7, Forza Motorsport e ci sono stati youtuber che non giocano i giochi di guida e hanno dato il loro giudizio, la recensione, che cazzo vuoi recensire? Vabbè, sta zitto! Puoi recensire qualcosa quando tu sei in quell'ambito. Se io domani metto a recensire Elden Ring, sti cazzi di giochi, io mi devo stare zitto perché non so nulla di quei titoli, non dovrei manco parlare. Invece vedi, per fare visualizzazioni facili, tutti fanno la recensione di tutto e dopo dicono cazzate epiche, mi fanno comprare giochi che non c'hanno senso. Le recensioni e dei giochi può parlare chi sta tutti i giorni sul pezzo, gioca tutti i giochi di quel settore. Allora può parlare, io su console ho tutti i giochi. Quando ho fatto la recensione di Forza Motorsport, ho tutti i giochi console, tutti i giochi di macchina, tutti i Project Car, tutti i Gran Turismo, tutti i Forza Motorsport, tutti i WRC. Io posso parlare perché ho tutti quei giochi là, perché li ho provati tutti e posso dirvi se è evoluto un gioco, se è involuto. Perché vi dico che Formula 1 non si è evoluto? Perché tu prendi Formula 1 2019, è uguale, la stessa grafica, le stesse scene di intermezzo, soltanto più impoverito. Prendi la carriera My Team dal 2020, è uguale. Ecco perché posso giudicare, perché li ho giocati tutti. Ho speso fior fior di soldi per comprarlo ogni anno al day one, la versione, anzi tre giorni prima la versione championship. Ecco perché ne posso parlare. No, perché ma svela mattine, io qua e io là. Io la sera accendo il PC e corro con i giochi simulativi, che se non c'è un minimo di sensibilità, se uno mi dice sono un campione su iRacing, allora io ti stimo. Perché per essere un campione su iRacing devi avere veramente i coglioni, non solo ti devi allenare, ma ti devi impegnare di avere delle qualità di guida, perché racing è un gioco e se non c'è le qualità non lo puoi giocare. Formula 1, ragazzi, è un gioco che prende chiunque, lo metti là un mese ad allenarsi, diventa un fenomeno. Certo, non è Arno Opener, ma comunque diventa un fenomeno. Comunque diventa fortissimo, come assetto, come Gran Turismo 7. Gran Turismo 7, ti alleni, giochi continuativamente, comunque ci arrivi in categoria S, anzi, per arrivare anche nella massima categoria più S, che poi non sia un fenomeno, ma sei arrivato. Sei arrivato al massimo, ti incontri con i piloti forti, ti incontri ogni tanto con quelli che fanno i campionati mondiali. Quindi se un gioco fosse veramente simulativo, non ci arrivi a quel livello. Ai racing, se non ti fai il culo, non ci arrivi ai massimi livelli, ma manco se magari ti impegni come un pazzo. Ai livelli proprio massimi dove sta Verstappen e quelli proprio forti, probabilmente non ci arriverai mai. Perché è un gioco troppo evoluto e ci vuole anche una qualità di guida. Come a dire, voglio fare il pilota di Formula 1 e basta che corro, ma alleno. No. Puoi arrivare ad alti livelli se ti applichi, ma poi ti fermi. Poi ci vuole veramente l'abilità. Devi essere dotato di un talento superiore. Ecco perché io vi dico sempre, è inutile che parli quelli che giocano solo Formula 1 o solo Gran Turismo o solo Forza Motorsport e parli. Che cazzo parla? Devi parlare se tu provi i giochi, quelli veramente simulativi che ti fanno percepire in pista quello che dovrebbe fare una macchina. E poi dici, secondo me Formula 1 è così.
No, lo scemo che arriva. Ma io gioco senza. Io non gioco. Sapete perché io gioco col traction a metà e con la B? Perché non me ne frega un cazzo, ragazzi. Cioè, io ho fatto le carriere fino al 2021. Giocavo senza ABS, andatevelo a vedere. Tranquillamente, basta allenarsi un attimo. Giocare senza traction, sai che ci vuole. L'importante è che ti impari bene le marce da mettere nelle curve per evitare di girarti. Non ci vuole niente. Non ci vuole niente. Non è iRacing che tu, senza traction, se non fai scaldare le gomme, non fai un giro di uscita già dai pit stop, già dal box, fatto bene, già t'ammazzi, già non puoi correre. Se fai una curva sbagliata, la macchina ti si gira. Se prendi il cordolo pieno, la macchina ti si gira. Formula 1 può fare quelle che te pare. Esci dai box senza scaldare le gomme e corri. Prendi il cordolo in pieno e non succede niente. Cioè, è diverso, ragazzi. Cioè, il gioco simulativo, anche assetto corsa competizione. Vedete quante volte noi buttiamo all'aria le gare. Ieri io stavo a Zolder, gara 2. C'avevo i tre davanti a me per il podio. Poi sono arrivato terzo, uno è stato squalificato. Ma no. I tre davanti a me per il podio, ragazzi, io non li prendevo. Perché? Perché? Perché c'avevo una gomma che c'aveva 5-6 gradi di pressione in meno. Doveva stare a 26,5 di pressione, stava a 25,9. E io per quella gomma non riuscivo a fare i miei tempi. Non sono riuscito a prendere quelli davanti. Avrei potuto girare in 29,5. Giravo 30, oltre 32, 33. Perché quella gomma c'ha 2 gradi di pressione in meno, 3 gradi di pressione in meno. Su Formula 1 non te ne fregano cazzo. Macchine che non si sa che fanno, pundra in vista come numat. Cioè, non c'ha senso. Non è assolutamente realistico come gioco. E voi venite qua, ma io gioco senza traction a Formula 1, tu non puoi parlare. No, parla come? Senza traction ci devi giocare su iRacing. Allora puoi parlare. Allora puoi parlare sul gioco più simulativo che ci sta oggi sul mercato. Senza traction, senza ABS. Là devi dimostrare di andare forte. Allora ti puoi definire un gran pilota. Non è che che gioca la gente con il pace. Giochi i bambini di 6 anni a Formula 1. Vanno veloce. Venite a freggiare di che? Dovete stare zitti, ragazzi. Dovete stare zitti. Se volete fare i fenomeni gradassi, dimostrate il vostro valore sui giochi veramente simulativi. E dopo venite a fare i fenomeni. E là ci sarebbe anche da parlare. Ma fino a quando giocate, si giocherà lì e vi elevate a campionissimi? No, non siete dei campioni. Siete persone che giocano giochi di basso livello, mediocri, perché probabilmente quelli più elaborati non li riuscirete a gestire. Ecco perché. Perché anch'io su iRacing, i primi giorni, ragazzi, ho voglia di mandarlo a fanculo e di non giocarci più per quanto era difficile. Soprattutto con le formule, era inguidabile. Però dopo ci provi. Se c'è una vera passione, vai avanti. Invece no, la gente in gimanga prova, oppure ci prova una volta, lo manda a fanculo il gioco, sai quanta gente, ma io iRacing non lo gioco più, è troppo difficile. Amico mio, se è troppo difficile, mettite Crew, prendi il pad e ti diverti, e non rompete lo cazzo, scriveteli messaggi da fenomeno, perché non lo siete. Ciao, voglio. Whoa, whoa, whoa.